Credo che valga la pena partire dai numeri. Noi abbiamo una comunità oggi che è fatta da 5.000 persone, abbiamo circa un 10% che non paga le tasse e un altro 20% che gli ebrei milanesi che non è neanche iscritto alla comunità. Quindi abbiamo un 30% di persone che in qualche modo non è soddisfatta della comunità, o per la qualità dei servizi o perché ritiene che le tasse che deve pagare non sono giustificate. Peraltro le tasse rappresentano il 10% delle entrate, quindi veramente poco. Il che vuol dire che abbiamo un problema dal lato delle entrate, perché molti ritengono che il modo con cui vengono raccolte le tasse non sia trasparente, non sia giusto, e quindi bisognerà certamente ripensare e rendere più trasparente questo modo. Dall'altra parte, dal lato invece dei servizi offerti, pur avendo secondo me in media un'ottima qualità dei servizi, non è percepita come tale, o non è percepita o non soddisfa i bisogni di alcune persone. Quindi dovremmo lavorare anche molto per aumentare la qualità dei servizi e per informare di più di quello che stiamo facendo, per trasmettere di più. E quindi il nostro programma, diciamo, è molto basato su una gestione trasparente, dove il consiglio deve dare degli indirizzi, ma poi la gestione deve essere affidata a persone che lavorano dentro. Credo che sia l'unico modo per far fare un salto di qualità a questa comunità, che ha una lunga storia ma che oggi vive un momento difficile. Noi cercheremo di fare tutto questo insieme a voi, e la vostra partecipazione credo che sarà assolutamente fondamentale. Non c'è risanamento senza partecipazione. Partecipazione di tutti, partecipazione dei dipendenti, partecipazione degli iscritti, partecipazione anche dei non iscritti. E questa è Milano Ebraica, la comunità di tutti, insomma.